inaugurato il nuovo InfoPoint organizzato nei locali della casa da gioco. Sicuramente sì, uno strumento molto importante che non potevamo, voglio dire, far mancare proprio in questo periodo dell'anno, nel senso nel corso dell'inizio dell'estate. Abbiamo, voglio dire, soprattutto grazie anche alla collaborazione col Casinò, per questo va un ringraziamento a tutti i vertici Casinò, a tutto il personale che ha lavorato per questo obiettivo, al Comune, all'assessorato al turismo, e da domani parte il nostro InfoPoint cittadino che avrà degli orari, ma soprattutto avrà anche un ampliamento degli orari dei periodi, voglio dire, del weekend, che sarà aperto sino alle 22 di sera, il venerdì e il sabato sera e anche la domenica mattina. L'ufficio sarà a disposizione dei visitatori da venerdì 17 luglio direttamente su strada e quindi immediatamente fruibile dagli utenti. Sì, un punto, voglio dire, del centro vicino proprio alle porte di via Matteotti, sotto il Casinò, ovviamente un punto sicuramente più fruibile, più vicino e sicuramente anche vicino anche, voglio dire, all'area di sosta dei pullman, che sicuramente si può arrivare facilmente. In sinergia con il Comune di Sanremo, adesso c'è un nuovo InfoPoint per i turisti. Sì, abbiamo aderito a questa iniziativa insieme al Comune di Sanremo per poter aprire questo InfoPoint, poter dare il servizio ai nostri turisti, alle persone che si avvicinano alla città, un InfoPoint nel quale daremo informazioni sia della città per sé, perciò un InfoPoint turistico, ma anche informazioni relative alla casa di gioco, in modo tale l'obiettivo è quello di creare un'accoglienza adeguata per i nostri turisti e le persone che si avvicinano alla città di Sanremo. Abbiamo anche pensato in questa località, in questa posizione, in modo tale di essere molto centrali con la città, in modo da favorire anche alle persone che raggiungono il centro di poter aderire a questo InfoPoint. Fornirà nel cuore della città quei dati che ogni visitatore deve ricevere, facilitando l'accesso a tutti i servizi, agli eventi del territorio ed anche alle offerte della casa da gioco. Abbiamo aperto questo InfoPoint nei locali proprio sotto la nostra casa da gioco, in una posizione di assoluta visibilità e di assoluta centralità, proprio per far fronte alle problematiche che si erano espresse all'inizio dell'estate, vale a dire col passaggio delle competenze turistiche dalla provincia alla regione, la chiusura del vecchio IAT nei locali della regione, appunto in via Nuvoloni. Abbiamo in qualche modo sopportato il disagio subito con il nostro ufficio relazioni con il pubblico al Palafiori, ma direi che poi la collaborazione con il Casinò ha portato a questa bella realtà che possiamo vedere. Quindi questo InfoPoint in pieno centro cittadino, molto, molto accogliente, dove potere trovare tutta la documentazione, tutte le informazioni per gli ospiti, per i turisti, ma anche per i residenti, proprio per conoscere le varie opportunità della città. Dicevo un punto di partenza perché questo è un punto informativo, ma la collaborazione con il Casinò in prospettiva vuole ampliarsi, vuole essere molto di più, perché insieme i due soggetti forti della città devono pensare ad una promozione e a un marketing territoriale molto forte per la città, proprio per rilanciarla.